abbiamo fatto una grandissima prestazione, ci mancavano due dei giocatori più rappresentativi che abbiamo e giocavamo contro una squadra molto forte, una squadra che merita la posizione di classifica che ha, che ambiva a fare i playoff, e quindi avevamo una partita durissima. Non abbiamo avuto dei favoritismi perché la partita è stata combattuta fino al 94esimo, come è giusto che sia, e oggi però abbiamo tirato fuori, insomma, gli attributi per le partite importanti. La squadra non mi ha deluso, non ha deluso i suoi tifosi, e abbiamo, insomma, strappato una vittoria che vale quasi un campionato. E non è ancora arrivata la matematica, quindi non dobbiamo rilassarci. Domenica avremo un'altra partita incredibile, come quelle che si sperano all'inizio dell'anno, e i risultati hanno detto che nell'ultima giornata sia il Cesena che il Giulianova si giocheranno al Fadini, un risultato fondamentale per tutte e due, e quindi speriamo che sia una bellissima giornata di sport dove le squadre in campo lotteranno per ottenere il risultato e dove sugli spalti ci sarà la massima sportività. Accoglieremo tutti i tifosi del Cesena che vogliono venire a vedere la partita, gli daremo anche una parte della tribuna se ne vengono in un numero maggiore. Purtroppo abbiamo lo stadio in deroga e quindi cercheremo di organizzare al meglio questo evento.